Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Oggi siamo in un altro video del What If sperimentale, anche se sperimentale non è, dato che sta andando abbastanza bene. Oggi siamo in un What If abbastanza particolare, infatti mi è stato suggerito dal carissimo maestro Muten, ovvero Lorenzo Negri, che mi ha chiesto appunto di fare una storia dove Gohan viene rapito con successo da Raditz e affronta Freezer insieme ai suoi tre mentori, ovvero Raditz, Nappa e Vegeta. Detto questo ragazzi, a 300 like un nuovo episodio su Dragon Ball What If e settimana prossima uscirà un altro video su Tournament of King. Quindi detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione! In questa realtà Raditz uccide Piccolo e Goku, successivamente rapisce Gohan e si riunisce con Nappa e Vegeta nel pianeta dove si sono stabiliti. In questo pianeta Gohan cresce e, tra una missione e l'altra al comando di Freezer, diventa sempre più potente. Purtroppo però il piccolo Gohan scorda pian piano le sue origini e inizia a diventare un soldato spietato. In segreto, i nostri guerrieri si allenano, proprio perché, in questa realtà, hanno scoperto pure che Freezer ha eliminato tutti i Saiyan e non è stato un asteroide, e quindi i nostri guerrieri vogliono la loro vendetta. Per ottenerla utilizzeranno Gohan, che a quanto pare ha con sé una forza immensa che neanche lui sa di avere. E infatti è stato allenato da Raditz, Vegeta e Nappa, appunto per diventare pure forte quanto Freezer. Una normale sessione di allenamento, Gohan per l'ennesima volta insieme al suo fratello Raditz affronta Vegeta e Nappa, che dovrebbero essere tecnicamente i più forti del gruppo, anche se in realtà questi due non sanno che Raditz è segretamente più forte, ovviamente non quanto Gohan, ma comunque uno dei più forti del gruppo. Nappa purtroppo sempre all'ultimo posto, però vabbè, dettagli. Comunque, ancora possiamo notare un Gohan che praticamente umilia Vegeta, è molto più forte di lui. E no, non vediamo Raditz perché starà, come direi in un mio What If normale, starà malmenando brutalmente Nappa. A quanto pare il caro vecchio principe dei Saiyan si sa proteggere bene. A quanto pare Gohan riesce a colpirlo lo stesso. GG Gohan. Ah, che bella la mossa di Nappa, quanto cazzo è forte. Poi Gohan colpisce Vegeta con il suo stesso Galick Gun. Quanto è figa sta cosa, eh. E qui Raditz capisce che è arrivato il momento. Gohan ha affrontato da solo e umiliato Vegeta, senza bisogno ovviamente dell'aiuto del fratello. E tecnicamente, essendo che Gohan è all'incirca una decina di volte più forte di Vegeta, dovrebbe essere allo stesso livello di Freezer. Ovviamente però, ora toccherà lo scontro vero e proprio. I nostri guerrieri attaccano la navicella di Freezer. Dalla navicella escono i suoi soldati più potenti, che appunto si scagliano direttamente nello scontro. I guerrieri più deboli, ovviamente le truppe normali, vengono subito eliminate da Gohan, che utilizza un colpo dell'aura ovviamente molto potente che disintegra la maggior parte dei soldati. Ovviamente i più potenti resistono, tra questi abbiamo Zarbon, Dodoria che non è nello scontro ma sta combattendo contro Nappa che purtroppo non è presente nello scontro. Poi abbiamo ovviamente la squadra Ginyu con Jit e Ginyu ancora rimasti in vita, gli altri sono stati praticamente bruciati vivi dall'onda energetica di Gohan, che poi non è un'onda energetica, in realtà è una mossa di Raditz che ha imparato durante gli allenamenti, però dettagli. Qua possiamo vedere che a quanto pare Ginyu mi vuole male. Carichiamo un po' di aura per fare la mossa finale. Quanto è figo quella mossa di Raditz. Niente, non l'abbiamo preso. Vabbè. Allora, poi Gohan cerca di affrontare Ginyu, che però sta cercando di tenergli testa, attenzione. Ma la cosa non andrà avanti per molto, dato che Gohan comunque è molto più forte di Ginyu. Sono io che sono scarsa Xenoverse, tranquilli. Colpiamo Jit a morte, allora.
Allora, teletrasportiamoci. Colpiamo, dai, così. Perfetto. Dovrebbe essere in fin di vita, penso. Speriamo. Attenzione, attenzione. Entrambi eliminati, vi prego, di minisi. No. C'è assurdo. Cioè, raga. No, ma io non ci credo. Se muoio. Se muoio, mi incazzo. 2 contro 1. Che schifo, raga. Che schifo. Allora, perfetto. Mi hanno salvato. Mi dispiace, caro Ginyu. Ma no, no, è fatta apposta. Ok, colpiamoli. Boom. Se Gino non muore. Ok. Si sta giustamente sdebitando Zarbon. La cosa non servirà un cazzo però, diciamocelo chiaro. Attenzione, i nostri Saiyan hanno finalmente sconfitto le armate di Frieza. A quanto pare l'imperatore ha sentito troppo baccano ed ha deciso di uscire allo scoperto. Freezer, vedendo la situazione, esce direttamente trasformato nella sua seconda forma per cercare di attutire un po' i colpi che sicuramente gli arriveranno. Inizia a parlare con i Saiyan dicendogli: brutte scimmie, mi immaginavo che un giorno almeno uno di voi mi avrebbe tradito, ma tradirmi tutti? Siete veramente degli ingrati? Io che vi ho accolto dopo la distruzione del vostro pianeta sono stato ripagato così? Vegeta quindi prende la parola e, mezzo furibondo, dice: tu ci hai dato ospitalità? Ti pare che non sappiamo che sei stato tu a distruggere il nostro pianeta, sei stato tu a distruggere la nostra razza e sei stato tu ad uccidere mio padre? Povero stolto, ora ne pagherai le conseguenze. Il nostro Vegeta è furibondo verso Freezer e vuole subito la sua vendetta. Si scaglia subito su Freezer insieme al suo amico Nappa, che sbatte a terra Freezer. GG Nappa. A quanto pare Freezer si sta concentrando su Nappa, non capendo che la vera minaccia è praticamente Vegeta, che infatti lo sta colpendo con dei colpi abbastanza potenti. Guardate questo scontro tra colpi, molto, molto figo, ma soprattutto molto strano, dato che Freezer è molto più alto di quel tappo di Vegeta. Abbiamo Vegeta che utilizza un'esplosione dell'aura e poi, attenzione, carica il suo cannone Galick che viene evitato, attenzione. Freezer a quanto pare però non può evitare a lungo gli attacchi dei nostri amici e sicuramente prima o poi cederà. Attenzione, Vegeta colpito da Freezer. Ovviamente Freezer non si aspettava che i nostri Saiyan fossero così potenti, cioè si aspettava una buona potenza perché a quest'ora non avrebbero neanche scalfito le difese dell'astronave e non avrebbero neanche sconfitto le armate. Però certo, c'è da ammirare il fatto che comunque i nostri Saiyan sono diventati molto più forti. Infatti sono passati all'incirca 18 anni dalla saga dello Z di Radish. Comunque, Freezer è stato sconfitto. Furibondo si rialza. Si trasforma quindi nel suo corpo perfetto, nella sua forma finale. Freezer colpisce immediatamente Nappa con un solo pugno, che però lo fa arrivare a terra, ormai incapace di muoversi. Poi si scaglia immediatamente su Vegeta, solo che qualcuno si para davanti a lui. Freezer affronta immediatamente Radish, ormai sicuro della sua vittoria, dato che non sa che Radish in realtà è molto più forte rispetto agli altri. Ovviamente però non si sa bene se Radish riuscirà a sconfiggere Freezer, dato che non si sa la potenza esatta di Freezer in questo momento. Però comunque diciamo che, nonostante ora stia prendendo qualche sganascione in faccia, ecco, qualche colpo lo sta riuscendo a dare a Freezer. Comunque, visto come l'ha preso di sorpresa, quindi magari Radish ha qualche possibilità. Freezer quindi lo colpisce con dei colpi abbastanza veloci, ma Radish si para. Poi il demone del freddo colpisce ancora con più perseveranza e prova a scagliare uno squarcio letale, che a quanto pare prende in pieno il Saiyan. Radish non riesce a fare niente, attenzione. Attenzione, Freezer lancia la supernova che sconfigge e uccide Radish. Ovviamente quella non era una supernova, era una sfera letale, però dettagli, non ci fate caso. Gohan, vedendo la morte di praticamente suo padre, si infuria e, canalizzando tutta la sua aura e tutta la sua rabbia, diventa Super Saiyan. Qui si scaglia contro Freezer che praticamente, nonostante sia molto potente, non riesce a fare molto contro Gohan. Lo riesce a stento a colpirlo qualche volta, ma come ben sappiamo il Super Saiyan rende il guerriero potentissimo. E comunque già Gohan era ad un livello abbastanza buono per affrontare Freezer, quindi praticamente ora lo sta surclassando. Quindi Gohan si scaglia per l'ennesima volta su Freezer, ovviamente vuole finire lo scontro il più presto possibile per evitare altre morti, dato che sa che ci sono ancora Vegeta e Nappa che sono in balia dell'Arcosiano, che potrebbe tranquillamente ucciderli quando vuole.
come ben sappiamo Freezer ha ucciso praticamente immediatamente Krillin, e potrebbe fare lo stesso con altri. Quindi diciamo che ovviamente nell'anime questo, però dico che comunque potrebbe farlo pure con gli altri. Quindi Gohan cerca di prima di tutto stordire Freezer e poi di colpirlo con lo spirito Saiyan, nel quale sono rinchiuse tutte le anime appunto dei guerrieri che sono stati uccisi da Freezer, e viene ucciso con un semplice calcio. Freezer finalmente è stato eliminato, Gohan, diventato ormai Super Saiyan, è diventato il più potente dell'intero universo, quindi decide di instaurare un nuovo regno, il regno dei nuovi Saiyan. Gohan finalmente ha annientato la minaccia e i Saiyan sono liberi di dominare su tutto l'universo. Vegeta, con appunto sulla schiena Nappa, si avvicina al ragazzo e si congratula con lui del traguardo raggiunto e della potenza che appunto ha emanato Gohan. Ma un altro individuo sta guardando da molto lontano. Sì, lo so, sono un po' stronzo. Devo dire che l'ho terminato in malo modo questo episodio, dato che non si sa chi è questo individuo nascosto. Ma ci sto prendendo un po' l'abitudine a mettere un po' di suspense. Comunque ragazzuoli, raggiungiamo 300 like per un nuovo episodio, ovviamente su questa serie, più che altro su questa storia. E niente, io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Vi invito a lasciare mi piace, commentare il video e condividerlo con i vostri amici. E inoltre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Io inoltre vi invito ad entrare nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione, e seguitemi su Instagram e Facebook, dove pubblicherò qualche piccolo aggiornamento e qualche piccolo sondaggio magari riguardo gli episodi e queste robe varie. E noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, e con questo fantastico Vegeta sconfitto vi saluto. Un saluto da Feraz, bella.